che mio padre, da buon siciliano, geloso della sua figlia, volle che io andassi in Inghilterra a studiare inglese dai 13 anni ai 19 anni, per 3 mesi l'anno. E, ho preso i miei diplomi. Lo parlo, non lo, lo capisco e insieme, forse la mia seconda lingua è il siciliano. No, prima lingua è il siciliano. No, prima lingua è l'italiano. A casa mia si parlava italiano stretto, proprio doc, perché la mamma è veneta e il papà è il siciliano. Per cui a casa mia succedevano proprio degli scontri di mentalità abbastanza vivaci spesso. Non so, mio nonno, veneto, doc, di Treviso, toffolo, toffolo, a un certo punto se ne usciva con filastrocche del tipo Gesù, Gesù, dagli occhi buoni, fa morire tutti i terroni. E mio padre, questo mangia a tavola a casa mia e io ci mangio dal mio piatto, rosa! E mia madre faceva la mediatrice. Seconda lingua è il siciliano, lo sto studiando molto, è molto difficile. Pensate soltanto che per dire guardare, il siciliano dice talia. Il passato remoto del verbo guardare, quindi il verbo tagliare, diventa iu tagliai. Tu tagliasti, giù tagliau. Attenzione, non è iddu, è iggiu tagliau. Iu tagliai, tu tagliasti, giù tagliai. Iddu tagliau. E poi che c'è? Iddi? No, vuoci tagliastro, iddi italiano. No, ma ho dimenticato una persona. Iu tagliai. Iu tagliai. Tu tagliasti, giù tagliai. Iddu tagliau. Giusto Maurizio? Poi dice? Iddu tagliau. Poi no, nuauci tagliammo. Vuauci tagliastru, iddi italiano. Quindi è assolutamente un'altra lingua. Quando io mi sono permessa di cantare in siciliano una canzone che si intitola Masino, che vuol dire Tommaso, ho dovuto subire una valanga di critiche degli intellettuali siciliani, quelli con gli occhi storti, no, perché la lingua siciliana va scritta in una certa maniera, non può essere la scala, non si ruppi, la scala si rompiu, perché è un errore, perché è una lingua che ha un certo tipo di regole e anche un certo tipo di, diciamo, di prestigio, basti pensare a Martoglio, basti pensare, insomma, alla storia della Sicilia, ad un livello culturale anche abbastanza elevato, se guardi a certe classi, Gattopardo, eccetera, eccetera. Quindi tette a volte affrescate e movenze abbastanza nobili. È una lingua romantica. Terza lingua è l'inglese, perché mi sono concessa di studiare l'inglese. Tanto gli assomiglia, perché se io devo dire sto passeggiando il cane, oppure sto scendendo il pianoforte dal quinto piano, oppure esco i soldi dal portafoglio, per me è normale. Esci la chitarra dalla custodia. E, insomma, si assomigliano un pochino. La lingua, tra l'altro, su di me ha un certo tipo di sound. Se canto in francese, per esempio, mi viene una voce molto bassa. Se canto in italiano, mi viene una voce molto nasale. Se canto in inglese, ho una voce molto blues. Da questo canto anche in portoghese, tra l'altro, a volte. Sono affascinata dal suono della mia voce accoppiata a certi linguaggi, nello stesso modo in cui sono affascinata nel cambiare le chitarre, perché ho bisogno di un suono diverso per ogni canzone. Ti ho risposto in maniera molto succinta, però efficace.